Ragazzi, buonasera. Allora, siamo al precisamente 22 ottobre. Tra all'incirca 10 giorni, mi pare, inizierà la No Nut November Challenge. Quindi si sta avvicinando come ogni anno, lo sappiamo. E dato che io l'apprezzo molto come cosa perché è una challenge, fondamentalmente molti la vedono come una cazzata, però secondo me aiuta a dare consapevolezza su questo argomento, dato che molte persone si rendono conto in questo periodo di quali sono i benefici della No Nut November Challenge e soprattutto hanno consapevolezza di poter avere un problema legato sempre alla pornografia, ovviamente. E quindi volevo darvi un po' quattro modi con cui innanzitutto affrontare questo No Nut November Challenge e perché farlo, perché fondamentalmente il perché è semplice da capire, dato che la pornografia è una grossa dipendenza nella vita di molti, molti non se ne rendono neanche conto, non ne sono nemmeno consapevoli, e eliminare questa dipendenza ha enormi benefici, come tanti sanno. E quindi, dato che penso che il 90-95% delle persone non riescano a completare la No Nut November Challenge, volevo darvi appunto quattro trucchetti, quattro consigli, dato che oramai ho eliminato la pornografia da quasi un anno, devo fare anche un video a riguardo. E quindi niente, entriamo nell'argomento. Il primo consiglio che vi do è quello di cercare di eliminare il più possibile gli stimoli. Cosa intendo con gli stimoli? Sono gli stimoli che ovviamente vi porterebbero a fallire la No Nut November Challenge. Quindi cosa possono essere? Dato che quello che è appunto un discorso che faccio molto spesso, quello di andare su Instagram, tutte le vostre cazzo di modelle che seguite, le vostre donnine nude che stanno lì a mettere foto in costume, che tanto è inutile che seguiate perché non ve la danno, se mettete mi piace non vi danno dei soldi, non ricevete attenzione da loro, anzi. In inglese si utilizzerebbe la parola siete dei simp, quindi non vi danno fondamentalmente nulla. Eliminare questo, dato che spesso io ho notato che molte persone stanno lì sui social, hey, passa questa bella ragazza e tutto, e vengono portate, trascinate e boom, falliscono questa challenge, chiamiamola. E quindi Instagram è ovviamente un modo. Poi un'altra cosa, ovviamente tante persone fanno fatica la sera prima di dormire, quale può essere la cosa più ovvia? Togliersi il cellulare vicino al letto. Chi ha difficoltà prima di andare a dormire può essere un aiuto in più. Un'altra cosa, Telegram. So che per molti Telegram, per me già io ero ignorante su Telegram, so per molti Telegram è un canale dove si può accedere a diverso materiale, quindi un altro consiglio quale può essere? Eliminare Telegram per un certo periodo. Il secondo consiglio che vi posso dare è quello di vedere la No Nut November Challenge, il NoFap, come dico sempre, come un'opportunità. Cambia poco, ma cambia tanto allo stesso tempo. Perché se uno parte con l'idea di cazzo, ora devo stare 30 giorni senza andare sui siti porno, sarà difficilissimo, la patirò, sarà una cosa infernale e tutto, è ovvio che state partendo con uno stato d'animo di merda. Se invece uno parte con l'idea, cazzo, mi do 30 giorni, voglio vedere dei benefici, voglio vedere se riesco a superare questa sfida, vederla come una sfida, non come un problema, e focalizzarsi, tra l'altro si collega al terzo consiglio che vi do, quello di focalizzarvi sui benefici invece di star lì a pensare cazzo quanto sarà difficile, invece dire cazzo è una sfida, io ce la voglio fare, ho una certa forza di volontà e ho gli strumenti per farlo, sono un uomo con le palle, cazzo, e partiamo con questa mentalità. Quindi, ricapitolando, il primo consiglio è quello di eliminare gli stimoli, il secondo è vederla come un'opportunità, non come un sacrificio, questo shift mentale dovete per forza farlo, e il terzo è il focus sui benefici, quindi dire perché lo sto facendo, perché ci sono questi benefici, ho notato già dopo 5 giorni questo beneficio, magari scriverveli anche. L'ultimo consiglio che vi do, il quarto, è quello di partire scrivendo il vostro perché. Cosa intendo dire? Io mi focalizzo molto sul perché, anche c'è un libro che non ho ancora letto, si chiama Parti dal perché, ogni cosa, dire perché voglio fare questa cosa, cioè io voglio fare una No Nut November Challenge, voglio arrivare alla fine di questa sfida, perché voglio farlo e scrivervelo, ma non una risposta perché voglio attrarre più ragazze, può essere anche questa una parte, andare un pochino più nello specifico, metterci un po' più di emozione, cioè perché voglio completare una No Nut November Challenge, perché voglio essere libero da questa dipendenza, voglio vedere i benefici che mi dà, voglio avere più energia, voglio agire di più nella mia vita, voglio procrastinare di meno, voglio essere più motivato, tutta una serie di benefici del NoFap, della No Nut November Challenge, quelli che più vi stimolano, quelli che più vi spingono a intraprendere questa cosa, dovete scrivere il perché volete superare questa sfida. Quindi sono questi quattro consigli. E io oltre non so cosa dirvi al momento, farò ovviamente altri video a riguardo durante tutto. E quindi se aveste altri consigli fatelo sapere nei commenti, se aveste intenzione di realmente terminare la No Nut November Challenge e iniziare soprattutto il 2022, dato che ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno,
al massimo eliminando totalmente questa dipendenza. E, come dico sempre, scrivetemi su Instagram o via mail, è tutto scritto in descrizione. Io vi auguro tante belle cose, state bene ragazzi, ciao.